Anche i comitati studenteschi di Caltagirone dicono no al MUOS e lo fanno attraverso un corteo che si è snodato per le principali vie della città e del centro storico per sensibilizzare la cittadinanza sui problemi derivanti dall'imminente installazione delle potenti antenne militari americane in fase di installazione a Niscemi. Noi oggi stiamo manifestando contro l'installazione di Niscemi, contro il MUOS di Niscemi, perché crediamo che la Sicilia non debba essere terra da stuprare per l'ennesima volta. Noi crediamo che la Sicilia sia bene comune, noi crediamo che la Sicilia sia una terra da conservare. Alla manifestazione hanno preso parte anche le forze sociali che, nel ribadire la contrarietà espressa a vario titolo dai cittadini di Niscemi, Comiso, Vittoria, Gele e anche Caltagirone, chiedono l'intervento risolutore delle forze politiche affinché si facciano carico del problema. Allora, quest'oggi siamo qui in qualità anche di rappresentanza sindacale per sostenere questa causa che è portata avanti con grande entusiasmo e con grande passione dagli studenti, che quest'oggi veramente stanno dando prova di essere una vera forza. La CISL come organizzazione sindacale è vicina a questo movimento e faremo di tutto anche noi con le nostre forze per farci sentire. Al sit-in di protesta hanno aderito anche gli esponenti del Comitato Spontaneo a difesa del Tribunale di Caltagirone per richiamare la sensibilità degli organi di giustizia sul fenomeno MUOS. Siamo stufi di essere ignorati nel nostro territorio, rivogliamo la nostra Sicilia, rivogliamo la nostra autonomia e i nostri diritti e oggi stiamo manifestando contro questa grande ingiustizia, perché la salute è messa in grave pericolo da questa antenna e dalle altre 41 che sono state accese anche a nostra insaputa.